Intervengo anch'io sull'ordine dei lavori perché io interpreto i precedenti interventi come ordine dei lavori, perché non ce ne sono altri. Ricordo che la norma per la quale se il governo interviene riapre la discussione si applica, come dice la parola, alla discussione generale. Questo è, basta leggere il regolamento. Eravamo in fase, se posso parlare, visto che non avete lasciato il ministro, non hai lasciato parlare il ministro sommergendola di ululati e muggiti, questo è. Va bene, ringrazio perché replicate anche con me. Allora, eravamo in una fase molto semplice, erano stati illustrati gli emendamenti all'articolo 6, il relatore ha espresso il suo parere e ricordo che il relatore non è obbligato a leggere il parere, il relatore e il governo non sono obbligati a leggere il parere che gli arriva da qualcun altro, come abbiamo tante volte visto fare, e non dire nulla. Hanno, anzi, è spesso gradito che venga motivato il parere. Il ministro ha pensato di motivare e l'ha motivato naturalmente in un modo che a voi che avete presentato gli emendamenti cui siete, suppongo, favorevoli, non eravate d'accordo. Ma la regola non è che se non siete d'accordo voi potete fare tutto quel che volete e quando non siamo d'accordo noi dobbiamo stare zitti. Questa è una regola che abbiamo visto tante volte aleggiare in molti interventi. Perché vabbè, stiamo facendo cose molto simili a cose già fatte da voi, però se le facciamo noi è sbagliato, quando le facevate voi erano giuste, non c'era nessuna discussione, nessuno metteva in dubbio che gli interventi sull'ordine dei lavori richiami il regolamento nel corso di una situazione, di una discussione, quei tempi contingentati facessero parte del tempo contingentato, il canguro non l'ha mai messo in discussione nessuno, adesso il canguro non si può fare, i tempi contingentati dovrebbero interrompersi. Allora, le regole in democrazia valgono per tutti perché se no sono solo prepotenze. Grazie.